L'Italia dichiarò guerra all'Austria e Ungheria il 23 maggio del 1915, iniziando le operazioni belliche il giorno dopo. Il fronte di contatto tra i due eserciti si snodò nell'Italia nord-orientale, lungo le frontiere alpine e la regione del Carso. Anche il corpo militare più antico dello Stato italiano, nato con la Legione Truppe Leggere alla fine del 1700, la Regia Guardia di Finanza partecipò alla Grande Guerra con 12.000 uomini, inquadrati in 18 battaglioni con il medesimo equipaggiamento dei reparti alpini. La notte del 24 maggio 1915, il primo colpo di fucile della Grande Guerra fu esploso proprio da un finanziere, che sventò l'attacco sferrato da alcuni genieri austriaci al ponte di Brazzano sullo Jundrio. I finanzieri combatterono duramente sul Podgora, sul Monte Sei Busi e sul Monte Cimone e quasi tutti perirono nel combattimento. Le fiamme gialle si distinsero tenendo la retroguardia nel ripiegamento da Caporetto e nella battaglia di arresto sul Piave. Di quelle 12.000 fiamme gialle, al termine del conflitto, i feriti furono oltre 3.000, ma 2.500 perirono combattendo e furono definite, vedette insonni del confine, le più avanzate e le più sole, sempre, perché questo è il comando, il giuramento, il premio. Tra questi eroi ci fu anche il finanziere Ferdinando Calabresi, al quale con una solenne cerimonia alla presenza del generale di brigata Vito Augelli, comandante della Guardia di Finanza della Regione Umbria, e del comandante provinciale colonnello Vincenzo Volpe e di autorità civili e militari, il 20 novembre 2015 è stata intitolata la caserma della tenenza di Orvieto. Onori al comandante regionale Umbria della Guardia di Finanza! Un grave pericolo della sua vita per 3 giorni consecutivi, mentre qui ferveva il fuoco di artiglieria nemica, si portava continuamente sulla linea di combattimento, raccogliendo anche da solo i feriti e rincuorando i combattenti. Vermigliano, Carso, 22-24 luglio 1915. Due parole da parte mia, oggi, un saluto e un ringraziamento prima di tutto ai parenti del nostro eroico finanziere Calabresi, che sono venuti da varie parti d'Italia, un saluto particolare al nipote, a cui dopo cederò molto volentieri la parola. Volevo sottolineare un aspetto che mi viene in mente da quando, da qualche tempo abbiamo deciso di dedicare questa caserma al nostro collega Calabresi, che ha vissuto eroicamente, però quell'eroismo semplice, quell'eroismo fatto di gesti comuni di cui tanto oggi c'è bisogno e che costituisce il DNA di tutti i servitori dello Stato. Noi siamo servitori dello Stato. Il Calabresi era un ragazzo che nel 1900, nato nel 94, quindi aveva circa 20 anni quando ha intrapreso la carriera militare, si è trovato in un contesto molto più grande di lui, un contesto molto complicato, ahimè oggi ne sappiamo qualcosa, e ha dovuto far fronte a delle problematiche tremende. Cosa ha fatto questo ragazzo? È andato, è stato chiamato il nostro battaglione mobilità, così chiamavano all'epoca, è andato al fronte con la sua giovinezza e ha fatto un gesto che oseremmo dire normale, ma è normale nella sua grandezza. Sotto il fuoco nemico, come recita la motivazione, per più volte,
mettendo a rischio la propria vita, ha dato la mano a dei colleghi, a degli amici che erano in difficoltà. L'avrebbe fatto anche nei confronti di coloro i quali non erano amici, perché quando si è in difficoltà si danno la tutti. E giustamente per questa semplicissima ma straordinaria azione è stato decorato della medaglia al valor militare. È veramente un esempio per tutti noi questo ragazzo. È stato un esempio anche perché dopo lui si è ammalato, questo non è stato citato nel breve excursus della sua carriera, ma lui si è ammalato di tubercolosi. Si è ammalato in guerra e per questo motivo, dopo circa 10 anni di servizio, è stato congedato perché purtroppo aveva contratto questa brutta malattia, proprio per questi fatti. Quindi, che messaggio ci lascia il Calabresi a noi? Ci lascia un messaggio di straordinaria efficacia oggi, di come è importante, ieri come oggi, dare contenuti alle nostre azioni, alle nostre parole. Quindi servire lo Stato che cosa vuol dire? E lo dico a me stesso. Servire lo Stato vuol dire tendere la mano agli altri. E questo tendere la mano lo si può fare materialmente, come ha fatto il nostro eroe, ma lo si può fare anche affermando e combattendo tutti i giorni per la cultura della legalità. Per dire che chi non rispetta le regole è fuori dalla nostra società civile. Non dà una mano a nessuno. Anzi, ci impedisce di poter vivere meglio. Questo è il compito oggi della Guardia di Finanza, di essere al servizio del Paese, quindi essere al servizio dei cittadini, e sia al servizio dei cittadini e dei cittadini onesti soprattutto, se si impedisce a coloro i quali non vivono nella legalità di perpetrare le loro azioni criminose. Questo è quello che fa la Guardia di Finanza, questo è quello che fa, ci mancherebbe, non solo la Guardia di Finanza, fortunatamente, tutte le altre istituzioni dello Stato, civili, militari, forze di polizia soprattutto, delle quali la Guardia di Finanza fa parte, ma questo è il messaggio che io oggi voglio sottolineare e questo è anche un messaggio di speranza che voglio affermare, con questo concludo, alla fine lo Stato vince, attenzione, alla fine lo Stato vince, non c'è possibilità, chi opera nell'illegalità prima o poi lo prenderà, perde, quindi... E questa forza oggi a noi ci deriva da finanzieri come il nostro Calabresi che in momenti di grande difficoltà hanno teso la mano a persone che ne avevano bisogno. Grazie a tutti. Sono veramente onorato di poter ricordare oggi nostro zio Ferdinando Calabresi in questa cerimonia a lui dedicata. È una grande emozione per noi voi partecipare a questo evento, molto significativo ed inaspettato. Mi chiamo Paolo e sono figlio di Stefano, fratello di Ferdinando, il quale aveva altri 4 fratelli più giovani che erano Ambrogio, la cui figlia Ludovina oggi è qui presente, e l'altra figlia Vittoria, per motivi personali non si è potuto presentare ma ha mandato in rappresentanza il figlio Massimo, Giuseppe, che ha abbracciato la vita ecclesiale, Ippolito, la cui figlia Anna oggi è qui presente, Stefano, di cui io sono il figlio e Clara, mia sorella, che la presento. Da qualche anno stavo conducendo delle ricerche sull'origine della nostra famiglia e lo scorso anno ho potuto trarre le conclusioni. La famiglia Calabresi era una delle 4 famiglie illustri di Viterbo e il più vecchio documento ritrovato negli archivi ci parla di un tale razio nato intorno al 1610 e proveniente dalla Calabria. Ferdinando Calabresi, per noi chiamato zio Nanni, è un discendente di questa illustre famiglia. Nato nel 1894, si era arruolato poi nella Guardia di Finanza, emigrando dalla sua terra natale, Paschi, il 28 marzo 1934 ed andandosi a stabilire a Sant'Ambrogio, Quarto di Cerro. Non più giovanissimo, si unì in matrimonio con una donna con buona cortesia della campagna veronese, la zia Stefano. Non hanno avuto eredi. Abbiamo un bellissimo ricordo di questo zio, un uomo tranquillo e anche molto affettuoso verso i miei nipoti. Veniva a fare visita alla sua famiglia e quindi ai suoi nipoti o in occasione della pandemia o in occasione delle festività natalizie. Comunque, in ogni circostanza ci portava sempre confetti azzurri e il pandoro di Verona, che per noi bambini cresciuti nell'immediato dopoguerra, ma anche per i grandi, erano una novità e una ricordia.
Per quanto riguarda lo zio Nanni uomo, mi devo rifare a quanto mi dicevano lo zio Ippolito e mio padre Stefano. Ferdinando era un uomo tutto un diverso, come si dice, serio, diligente, incorruttibile e fedele servitore dello Stato. Credo di interpretare il pensiero di tutti i suoi nipoti dicendo che siamo orgogliosi di portare il nome calabresi e che questa cerimonia ci sta dando un'immensa soddisfazione e ci rende ancora più orgogliosi. Grazie, zio Nanni. A te. Signore Gesù Cristo, che nella tua bontà hai scelto come abitazione il cuore degli uomini, ascolta la nostra preghiera. Tu che con la potenza del tuo spirito diffondi lo splendore della vita e della pace tra gli uomini, benedici questa targa posta nella tenenza della Guardia di Finanza in Orvieto e che porta il nome della Guardia Ferdinando Calabresi, amato figlio della terra tuscolana. Fa che tutti coloro che qui compiono il loro servizio siano degni e generosi custodi del suo esempio di abnegazione e amore ai fratelli e alla patria. Manda il tuo santo angelo perché custodisca, protegga e difenda da ogni pericolo e da ogni avversità tutti quelli che qui abitano e operano. Fa che nella rispettosa osservanza delle leggi, nel compimento dei doveri e nella tranquillità dei cuori, siano tutti custodi e costruttori di pace per la felicità delle nostre case e per il bene della nostra patria. Amen. Signore Dio, che hai voluta distinta in molti popoli la famiglia umana da te creata e redenta, guarda benigno a noi che serviamo in armi d'Italia. Aiutaci, o Signore, affinché forti della fede in te affrontiamo fatiche e pericoli in generosa fraternità di intenti, offrendo alla patria la nostra pronta obbedienza e il nostro sereno sacrificio. Fa che sentiamo ogni giorno, nella voce del dovere che ci guida, l'eco della tua voce. Fa che le fiamme gialle d'Italia siano d'esempio a tutti i cittadini nella fedeltà ai tuoi comandamenti e alla tua Chiesa, nell'osservanza delle patrie leggi e nella consapevole disciplina verso l'autorità costituzionale. Accogli nella tua pace i caduti di tutte le guerre e dona il premio a coloro che hanno speso la vita nell'adempimento del dovere. E concedi a noi e alle nostre famiglie la tua benedizione, la protezione di Maria Santissima e del nostro patrono San Matteo. Amen. E io, a nome del comandante generale e del comandante in seconda, le consegno a lei e a tutti i suoi familiari la pergamena che attesta che oggi abbiamo intitolato questa nostra bellissima tenenza alla Guardia Ferdinando Calabresi, medaglia di bronzo al valor militare. Grazie. Al comando tenenza della Guardia di Finanza, consegno quindi al comandante pro tempore, che è il nostro bravo tenente, la pergamena del comandante in seconda, e quindi da oggi ufficialmente questo bel immobile lo chiameremo, sarà chiamato caserma Calabresi. Bravo Filippo.